questa no. Buonasera. Lo diciamo noi questa sera. Ciao ragazzi. Dalla vostra raffreddatissima Tida. Sì, un pochino. Parlo un po' così stasera. È andata così. Bene, comunque, puntata canonica del giovedì, che d'ora in poi sarà solo del giovedì. Che tale resterà, sì, almeno sì. Fino a fine giugno. Sì, almeno. Mentre invece dobbiamo dire addio alla puntata del lunedì sera. Sì, sì. Perché per dal mese prossimo, quindi sì. dalla settimana prossima ritorneremo a fare una ma puntata. Ma chi siamo? L'ho detto, io sono Tida. Tida. Lei è Tida. Tida. E io sono Chris. E cioè, c'è sempre Ronte in regia. C'è sempre il bellissimo Ronte in regia. Guardalo che bello. E siamo sempre in collaborazione con Metal Hammer. E con The Abyss Booking and Promotion. C'è già Emiliano che saluta. Ciao Emi. Ciao. Stasera speriamo che arrivino tutti i commenti. Mi devo scusare con chi aveva commentato, sì, sulla pagina di Live. Vedevo solo Life. Io e lei no. Sulla pagina di Live is Life i commenti non sì, li vedevo. Però volevo dire anche rock and roll. Eventi. Già è vero. Ciao Mark. Tutte le volte ormai. Stasera me lo sono persa. Ma stasera perché siamo partiti con questa sigla che gli abbiamo rubato io sono che è l'intro del loro CD anche. Sì. Abbiamo i Divulgator o esatto. Divulgator nel momento fluido o Divulgator libera interpretazione, esatto. Esatto, ma abbiamo caso Riccardo, ciao a tutti, alla batteria, Giangi, ciao, alla voce, e Fausto, ciao, alla chitarra. Non pervenuto il bassista, ma tanto lo sappiamo, come ricordo sempre tutte il bassista le volte non serve a un cazzo. Vabbè. Sta lavorando per il PIL del paese. Esatto. Il PIRL del Bravo. Paese. Perfetto, ho già capito che il livello sarà altissimo stasera della puntata. Bene, bene, bene. Sì. Ma chi sono questi ragazzi? Più che altro, e perché? Perché Divulgator? Perché Divulgator? Perché loro nascono nel 2018 in quel di... no? Non sì, 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 assolutamente. No, stavo pensando al perché, effettivamente. Okay, quella è la domanda che terrà banco per tutta la serata. Esatto. Domande lunghe. E mi accostano temi molto colti a una delle versioni metal più ignoranti della... Ma in effetti nel preparare questo contrasto è proprio bello. Pubblicità, volevo promuovere la puntata come cultura ignorante o ignoranza colta, però ho detto magari si offendono e quindi no. Tralasciato, però parliamone, perché dai siamo sinceri, trashcore sì alla grande proprio. Sì. Ignoranza sì. Violenta proprio. Violenta. Quella è la parte passionale. Certo. Cerchiamo anche di spiegare qualcosa nei testi. Ma allora, io stasera, mentre mi truccavo per venire qua, stavo pensando. Che tanto andrà via tutto perché è raffreddore. Quindi... sì, assolutamente. Piangerai. Aspetta che starnutisca. Piangerai lacrime amare. Avevamo già preparato le domande, però tra me continuavo a chiedermi ma perché questi temi? E poi mi sono autodata una risposta. Forse perché alla fine non riescono ad esprimere i loro sentimenti con i testi, che sono quei classici testi, no? Quando ascolti trashcore, la vita fa schifo, l'anarchia, e quindi parlano di quello che sanno e magari si esprimono a livello sentimentale con la musica. Ho indovinato? È la nostra nuova versione. Questa rimarrà la nostra nuova versione. Spero sia registrata. Ad utilizzarla. Allora sì. Allora è assolutamente, sì, è assolutamente tutto vero. Anzi è la nostra nuova. C'è la ragazza che trascrive la puntata. Se può tenere questa parte. Esatto, esatto. Quella come in tribunale. Dattilografa perché... nell'angolo, okay, per favore, okay. È quella invisibile. È da remoto. È quella con la felpa verde. Bravo. No, va bene. Comunque ho appena fatto passare in sovrimpressione la scritta di Riccardo come ospite, e invece che batterista c'era scritto datterista. Vedi, io oltre alle banane. Anche perché sono laureato in agraria, quindi vedi, perfetto. Ecco, vedi. Adesso allora, l'ho corretto. Primo, mi hai tolto la mia prima domanda. Ok, i datteri. Ma secondo, ok. Come in agraria? Per me aspettavo agraria. Fisica, biologia, scienze applicate. Lui è geometra dell'umanità. Geometra aria. Allora, geometra, va bene, ma dovete sapere che nel loro sito
Sì. Ci sono delle citazioni. Ma io lo so, perché ti dico sì, cazzo? Ci sono delle citazioni, sì. Tra cui troppo una... Meta. Dichiarata da Aristotele, che dice in persona divertente come all'unico laureato sia stato negato il microfono. E quindi la domanda era: ma laureato in cosa? In agraria. In agraria. Laureato in agraria. Bene. Però coltivavo il luppolo, dai, il luppolo è bello. Sì, cioè, luppolo è figo. Mica agraria, cioè proprio ricercato. Cioè, carote. Applicato al divertimento, cioè. Esatto. Cazzo, è già il mio miglior amico. Nonostante non mi veda, perché assolutamente lei gli ha fatto togliere gratis in continuazione, cioè. Infatti, perché... E non offre mai, eh. Esatto. Sempre. Io sono esperto in caspicum, quindi non so se vogliamo parlare di peperoncini. Io ho un enorme problema col piccante. Ho solo questo, non caspicum. E la capsaicina non si dice capsicum? Dobbiamo chiedere. Vabbè, non importa. Per questo ho chiesto all'agrario. No, io chiedo a Giangi. Capsicum? Sì. Sì. Adesso sì. E quindi provincia di Viterbo. L'ho presa così alla laurea. Sì, io chiedo a Giangi. È sempre andata grassa, quindi. Allora aspetta. Capsicum. Ma quindi lo scienziato è lui. E c'ha la barba. No. C'è la barba. Sì. No, è una farsa questa. È lui. No, io credevo che è una farsa. Credevo che tu fossi la mente, l'esecutore. No. È che ci siamo scambiati. Cioè, lo scienziato ha fatto l'artistico, mentre l'artista ha fatto agraria. Artista è una parola forte, non mi sono mai dato una parola orribile. Sì, mai dato dell'artista in vita mia e me ne vergogno, però fai bene. Alla fine della puntata mi fai un favore? Sì. Mi dici film horror, per favore? No. Io sono qui solo per questo, vero? Dopo, fuori onda, ti spiegheremo. E anche dinosauri. Va bene. Quello tantissimo. Quello lo dice in continuazione. Appunto. Dice solo quello. Aspetta. Allora, visto che mi ha rubato la prima domanda, io ne avevo una subito dopo. Sì. Perché ti hai negato il microfono? Perché tu non canti? Allora, non c'ha voglia. Sì. No, fondamentalmente sbatta, star lì a esatto tutto il tempo, cioè, ma in realtà me l'hanno tolto perché se poi sbaglio vado lento, vado veloce, allora io potrei dire ma sai, stavo cantando. Invece proprio se togli il microfono, cioè cazzi tuoi. E poi comunque far gli urlacci mentre suoni la batteria deve essere è abbastanza. Abbiamo provato una volta ed è stato un po' troppo strong per i miei gusti, però non te l'hanno negato, te lo sei negato da solo. Sì, principalmente. Me l'hanno anche negato come cosa, cioè nel senso che non valorizziamo troppo chi si è sudato, no, cioè. Sì. È stato molto un tacito lecito, cioè io non l'ho chiesto, loro non me l'hanno dato, non va bene così, no? Un'interpretazione diversa. Dato, si parla di banane. È tutto. Pepe Verdi, torna tu. Ma e sul sito avete anche due divulgator aggiunti. Esatto. Chi sono questi due membri? In origine dovevamo essere in sei, poi dopo uno ha scelto la grafica, l'altro la ristorazione, non gli si può dare troppo torto. Beh, vabbè. Sì. Anche perché sono bravi in entrambi i campi, esatto. Quindi non si può dire assolutamente nulla. Però sono divulgatori anche loro. Assolutamente. Sì. Sono ad honorem. Ma infatti ogni tanto cerchiamo di riportarli dentro, ma rifiutano. Sì, in realtà, sembra che abbiamo deciso. In realtà sono usciti loro, ma noi cerchiamo. E se fossero rimasti, che cosa sarebbero stati? Bellissimi. Facevano i balletti dietro. Lo sono già, ma no, uno esatto. Una è stata la prima, tra virgolette, l'unica seconda chitarra che avevamo avuto. Okay. Quindi avevamo due chitarristi all'inizio. E l'altro invece era la seconda voce, perché in realtà non c'era prima, seconda, era voce. Poi, giustamente, per tempi, problemi lavorativi, altre cose. Alla fine siamo noi più loro che ogni tanto special guest, quando riusciamo a convincerli bene. Bene. Era venuto a provare anche il chitarrista di Shenanigans, Panko. Ciao Panko. Ti vediamo un sacco. Ma siamo dei tiraculo maledetti, perché abbiamo finito di registrare l'altro giorno, per una menata e l'altra, e non abbiamo ancora concretizzato. Ok. Quindi mi hai rubato anche la penultima domanda. Tabbecchi. Niente, te la Ferro. Ma prima che te ne rubino un'altra, facciamo sentire qualcosa dei ragazzi. Allora, facciamo sentire
il video che ci hanno inviato loro, che è l'unico video non live che abbiamo trovato, esatto, e che è Cuba. Produzione sonora d'Artron. E quindi vi siete fatti un'idea. E questa parlava di Cuba. No, aspetta, questa parlava della crisi dei, sì, missili, dei missili di Cuba. E poi, esatto, leggendo il testo è anche spiegata bene, perché alla fine fanno il parallelo tra i missili russi a Cuba, ma quelli americani. Poi è bello che su Bandcamp si è andata a vedere e comprare ci loro, sono, il loro, esatto, su ci sono le descrizioni, le spiegazioni all'inizio di ogni canzone di cosa state parlando, cioè quello che l'argomento, sì, sì, no, ma cioè... Certo, quindi, ma cioè, è geniale. Li abbiamo letti tutti perché eravamo curiosissimi. Quindi voi passate da Galileo Galilei, che ha dovuto rinnegare la teoria eliocentrica, i missili di Cuba, poi Nikola Tesla, il CERN, anche il CERN, Chernobyl, esatto, Chernobyl, vabbè. Poi quella teoria, cioè quella teoria, quell'esperimento meraviglioso di cui io non ero a conoscenza. Io ho imparato un sacco di cose a leggere i loro testi, quella dei topi, il divulgator, non è che mica cazzi, cioè. No, quella dei topi è fantastica, ma non lo sapevi? Tu come fai a saperla? Perché si droga, quindi l'ha sognata. Ah, fatto c'è debuta, assolutamente. L'ha sognata. I topi che si sono nella scatola paradiso, quella dove si, sì, sono, esatto, moltiplicati. Li ha fatti vivere proprio come noi, poi quello. Beh, è. E sono arrivati all'auto di. E sono arrivati. Io di paradiso ne conoscevo un altro. E sono arrivati all'autodistruzione. Esatto. Sì, sì. L'ha appena letta. Ma vaffanculo. mi sembra giusto. E poi ovviamente i dinosauri. Sempre sempre dinosauri. Almeno un pezzo per EP, CD, qualsiasi cosa ci deve essere. Ma comunque dovrebbero essere temi che potresti trovare nelle puntate di Super Quark. Giusto. Ma in realtà se allora adesso mi dovete fare una canzone sul plantigrado, perché guarda, spondi una porta aperta. Parla finché vuoi, per me potete fare tranquillamente una puntata su questa cosa. Ma lo sai che la ricostruzione che hanno fatto del dinosauro alla data odierna non rispecchia tanto. Sì, è vero, perché poi è polemico. Sarebbe stravolta la ricostruzione, quindi e le piume? E le piume? E quando gli dici, Giangi, dai, basta, il dinosauro, è un po' rotto il cazzo. No, si offende tantissimo. Cioè, ti butta fuori. Se gli regali qualcosa con i dinosauri, ci prendi sempre. Sì, c'è, esatto, la gomma, il cuscino. Cos'è che gli avevi preso? Cos'è che gli avevi degli regalato? Adesivi bellissimi. L'adesivo, l'album degli adesivi. Li ho ancora attaccati perché non ho il coraggio. Sono lì tutti belli uniti. Ma il tuo dinosauro preferito? Ah,
Aia, aia. Tutti la scena. Sono messo in crisi. I dinosauri non stanno sentendo, non si offendono. No, vado per passioni d'infanzia, l'iguanodonte. Ok, il mio era il diplodoco. Ok. Oh, però Casolari? Il mio era la banana. Non sai, esatto, non sai quanto amo il triceratopo. Che forse non è esistito. Non rompere le palle. E soprattutto non dire brontosauro che non è mai esistito. Vedi perché non ho il microfono. Esatto. Bene. L'altra domanda mia me la sono bruciata io all'inizio, che era quella dell'ignorante con il colto. Esattamente. Allora, parliamo un attimo del vostro sito. Perché io consiglio a tutti quelli che ci stanno seguendo. È breve ma intenso il loro sito. Di andarlo a vedere il sito. Perché al di là dello spiegare chi sono i divulgator, cosa hanno fatto, noi abbiamo pensato, e quindi ve lo chiediamo, che in realtà si tratti di... Oh, guarda, stanno passando, mi interrompo, le foto del nostro amico Eric. Sì, a Parma. Fotografo di Metal Hammer, era la serata dei Metal Heads. No, che dopo si offendono i parmigiani. E tu... Ma è troppo bello, cazzo. Dio, già, ma quanto si sentiva a casa sua, Giangi? Sì. Tutte le volte, dai, Paola. Io dicevo, no, Giangi, vai tranquillo. Dai, com'è Grande Colliso? Mm-hmm. Perché c'è la storia che ogni volta che facciamo sto pezzo che è Grande Collisore, mm-hmm, lui lo annuncia, dice, questo è Grande Collisore. Non so perché, ma è da quando la facciamo che dico Grande Collisove. E lui si gira e mi guarda male, tutti live. A Parma non l'ho fatto. Quindi si è girato, ha riso e alla fine fa: perché non l'hai detto Grande Collisove? Perché non l'hai tutti detto? I cavalieri finché non si trovano davanti al drago. Mi presentava tutti. Guarda, lui non lo conosco, ma è un mio amico di Parma. Dai, vieni a parlare. Angi, basta. Perfetto, troppo pattonale. Non suoneremo mai più a Parma. No, esatto. Non con me, a quanto pare. Alla fine sono io. Questo è sicuro. È figa. Non mi ricordo quello che volevo chiedere, aspetta. Il sito. Allora, soprattutto nell'ultima parte, sembra un progetto scolastico. Lo è. Vedi che ci avevo preso? Sì, lo è. Perché sembra un esame dell'università. Vedi che lui l'aveva detto. Sembra un progetto universitario, perché è strutturato, spiegato, come se lo... E abbiamo detto, ma allora, o è uno bravissimo che si è inventato, o lo è davvero. Lo è davvero. Quindi andatevelo a vedere, perché è veramente... È comunque molto divertente. Sì, sì, sì. Sì, no, per noi era perfetto. Quindi sì, infatti. Mi ha detto, è troppo bello così. Ci hanno proposto, ho detto assolutamente le citazioni sì. Sono reali. Le citazioni sono assolutamente reali. Certo. Poi tutto riuso, economia circolare. Aristotele abita alla Golfa di Castelfranco, quindi ce lo conosciamo, perfetto, non preoccupare. Sì. Abita lì dietro. Beh, sì, sarà uno che si chiama Aristotele da qualche parte. Se c'è alla Golfa di Castelfranco ci potrei rimanere un po' male. Sicuramente un cane. Sì, sicuramente. E non un dinosauro. No. Mi dispiace, Giangi. Scusa, Giangi. No, non è vero, non vi dispiace. No. Questo è vero. Questo è vero. È vero che non è vero. Ma passiamo un attimo, ne mettiamo in stand-by 10 secondi? Sì, perché stasera, visto che le puntata ultime canonica. Puntate, le ultime puntate sono state dopo e non avevamo tempo, stasera invece torniamo anche a riproporre le nostre classiche rubriche. Sì. Che io non ho minimamente letto. Bravissima, e quindi leggerò esattamente in questo momento. Quindi mi fai leggere quella corta, per favore. Perché, sì, parla del Rockin' Park, che io poi parlo dei Sabbath, che potrei parlarne per 6-7 ore. Non c'è nessun problema. Appunto, allora. No, ne parlo per le news di questa settimana. Sì. Una fresca trovata su Metal Hammer e riportata dal nostro amico Fabio. Sì. Sta dicendo qualcosa che non fa. No, sto facendo l'idiota io, è diverso. Il nostro amico Fabio Magliano, che salutiamo. Ciao Fabio! Ricorda che con aprile è ormai consuetudine l'annuncio del Rockin' Park Festival, cioè la rassegna musicale organizzata da Phil, che salutiamo, gestore del Legend Club. Che è arrivata alla sua 14ª edizione. Tra l'altro stavo notando che il Rockin' Park è arrivato alla 14ª edizione esattamente come Rock and Roll Eventi, che proprio a maggio farà la serata di anniversario, perché sono 14 anni. E ci saranno due giudici d'eccezione, mi sembra. Questo lo sveleremo nelle prossime puntate. Sì, ci siamo noi come giudici, va bene.
Va bene, dai, poi. Quindi questo è il Rock in Park, inaugura ufficialmente da anni la stagione estiva al Legend Club di Milano. Sì, se volete, era troppo lunga da mettersela. Ci sono veramente un sacco di eventi, sì, dal 3 maggio al 3 giugno, quasi tutti i giorni praticamente, ci saranno veramente tantissimi artisti e band dai generi più disparati. Sì, io mi ricordo solo Gli Elvenking. Vabbè, ma perché... Perché mi piacciono. Comunque, andate sul sito di Metal Hammer a vedere la scaletta, oppure sul sito del... oppure sulle pagine Facebook del Legend, o anche quella di Phil, sì, che tanto c'è il calendario. Bene. Ecco. Tu volevi parlare di qualcosa di nuovo, vero? Sì. Ecco, non me la voleva far dire, perché un po' come lui parla di dinosauri, io parlo di Savatage. In realtà ne avresti... No, questa volta ne ho ben... motivo di parlarne. No, stavolta ne ho ben donde. La realtà è che quando è nato il programma, lui diceva... Non avremo ospiti per tutte le puntate, preparerò delle retrospettive per le puntate. E la prima in cui era non abbiamo quella nessuno, sui Savatage. Ne farò una sui Savatage. Non è mai riuscito a farla perché abbiamo avuto ospiti ma tutte la farò. Le puntate. La ma farò. La farò. E la farò uscire su YouTube come nudo che parlo davanti alla telecamera. Bellissimo. No, ci il disgusto. Le banane. Loro la guardano. Vedi? La guarderei. Vabbè, comunque. Finalmente, là, due settimane fa avevamo detto che Zachary Stevens aveva detto che secondo lui l'album si sarebbe fatto. Un paio di mesi fa, io parlando con Marco Pastorino, si era detto: ma secondo te lo fanno? E lui diceva: no, io secondo dicevo sì. John Oliva ha ufficializzato che stanno effettivamente lavorando al prossimo album, che si chiamerà, titolo provvisorio per adesso, Curtain Call. Sarà l'ultimo album della band e uscirà il 3 aprile dell'anno prossimo, 2024, la data del compleanno di Chris Oliva. E poi parteciperanno anche a tutti i festival estivi. Sì, hanno detto che se ci sarà un festival loro saranno presenti a partire dal Wacken, quindi... Bene, niente, commentavo... Io me li farò tutti. Oh, i Savatage? Anche. Con le banane. Con le banane? Sì, sì, sì. No, e comunque la notizia la potete trovare sempre su Metal Hammer ed è sempre di Fabione. Esatto. Ultima. Sì, vabbè, ma non è una notizia, l'anno scorso è stato uguale. È l'ultima news. Infatti io ci volevo mettere la foto di Metal Hammer dell'anno scorso. Perché gli Anthrax hanno di nuovo cancellato il tour europeo. Minchia, ci sarei andato. Cioè, l'hanno fatto l'anno scorso, quest'anno, ma anche sottodata, tra l'altro. Sì, arrivano, l'anno scorso. Ma poi avevano anche dei signori festival, sì, in cui partecipare. Sì, sì, non ne fanno neanche poi... uno. Niente, per il secondo anno consecutivo gli Anthrax sono poveri come la merda e quindi... O chiedono troppo, no, perché li avevano presi, no, quindi no, probabilmente non hanno i soldi per l'aereo, che adesso costano troppo le compagnie aeree, quindi e non vengono in Europa. Ma voi cosa ne pensate? No, che abbiamo lasciati nel mutismo più totale, ci siamo scambiati battute io e te, non li abbiamo fatti partecipare alle nostre news. Ah no, non hanno la felpa verde. Ah, eh? Ok, no, ci sono. Sono ancora presenti. Ok, ma non stavamo parlando di dinosauri o di Tesla? No, infatti non è interessante, allora vedi. Però gli Anthrax, venite a suonare, vi aspettiamo volentieri. Venite qua da noi a Reggio. Ma che bello! Sì, cioè, noi potremmo aprire agli Anthrax. Ma sì, che è vicino alla golfa dove abita Aristotele. La poliere, verniciazione. Ma c'è la marchettata. E vengono anche gli Anthrax a suonare. Esatto, verniciatura, legno e Anthrax. Un classico. Se perfetto. Anche a te piacciono gli Anthrax e gli scuri messi a posto. Bello, bello, potrebbe essere un ottimo. Sono tante persone che non prenderei come social media manager. E ti giuro, ti sei appena aggiunto così, proprio vai in scioltezza. Con semplicità. Sì, proprio tranquillità. Con semplicità. Dispenso consulente gratis. Però ti voglio bene così. Perché sei quello vicino alla birra, quindi alla fine. Comunque, le foto di Parma loro erano sempre di Eric. L'abbiamo detto. Sì. Sì. E perché adesso? Perché adesso vediamo altri. Dobbiamo fargli delle domande. Che domande gli vuoi fare? Dai, dai. Dobbiamo tornare a loro perché sono poverini. Ce ne hai una. Abbiamo lasciato in silenzio 5 minuti, dobbiamo farli parlare. Ma non parlare. È vero. Sì. Che cazzo volete voi? Domanda più che banale, probabilmente. Sì. Però io ho visto che ci sono temi classici, se volete, e di grande risonanza come i dinosauri.
Però ci sono invece altre cose, come il LIDAR, che a me è interessato tantissimo. Però devi proprio andare a scavare per trovare un tema del genere. Quindi ovviamente vi devo chiedere... Da dove vengono le vostre? Come li inventate i temi di cui come parlare? Li scegliete più che altro? È più, secondo me, tipo una lotta nel Colosseo, perché comunque arriviamo alla fine che ognuno ha, non so, 4-5 tematiche o simili per quello, e dobbiamo litigare per decidere quali usare. Poi... Io so come trovo le mie, le vostre, non ne ho idea e non so se... Ma no, è che abbiamo, come credo qualsiasi gruppo, una chat di WhatsApp dove dovremmo tipo decidere quando fare le prove, okay, parlare, coso, e in realtà passano alcuni periodi molto tranquilli. Poi quando a un certo punto le ultime prove si dice: oh, dobbiamo trovare un tema perché io avrei questo, o decidere un logo e cose lì, niente, dopo parte la sequela di articoli. Oh, ma avete visto che c'è questo? Che poi di solito io e il bassista siamo un po' più sullo spazio, queste cose qua, invece Fausto è molto più tecnico, magari c'era il LIDAR, c'era quelle cose lì. E... No, il LIDAR mi sa che era sempre Sgarbo. Era sempre Sgarbo. Era sempre Sgarbo. Fa un cazzo. E... Geometri. Saluti Geometri. E... Ciao Geometri. Alla fine lui c'è molto più sul mondo animale, dai, alla grande, decisamente. Ma per me ci chiameremmo tipo megafauna, come cosa, non parleremmo d'altro. Cioè, aspetta, lo spazio un attimo, però io mega nel vostro megafauna. Nel vostro album, Sharknate, a parte la canzone sui T-Rex. Cioè, sui dinosauri in generale. Perché quella canzone lì in realtà parlerebbe tipo proprio dell'inizio dei dinosauri. Come... Sì, non ci sono gran altre bestie per quello, ma. No, c'è il Simmarillio dei divulgatori. Esatto. Ti dà un. Però un'infarinata lunghissima, spingere dentro dopo. Devi con sapere, perché vedi, devi sapere che io a lui gliel'ho detto. Cosa? Perché lui fa: ma avranno guardato una puntata di Super Quark e avranno preso giù i temi. Gli ho detto: no, perché manca il documentario naturalistico. Cioè, ci sono i dinosauri, ti ho detto io. Capito? Però se fai il documentario naturalistico sui dinosauri, devi fare una ricostruzione. Invece, quei documentari dove si vede il leone e la gazzella che all'alba si mette. Diciamo che il testo diventa accattivante. Esatto, cioè noi cerchiamo sicuramente dei temi che principalmente interessano a noi. Quindi in realtà, davvero, a parte gli scherzi, cioè ci scambiamo magari qualche articolo, diciamo: sta roba è una figata, te lo leggi, ci guardi un po', poi magari qualcuno interessa di più, qualcuno interessa di meno. E poi sicuramente qualcosa che possa essere, tra virgolette, interessante anche per uno che dice: oh, io ti ascolto, però magari non me ne frega niente di Super Quark, e lì ti meriti le sofferenze che la vita ti pone. Esatto. Però cercare di, insomma, essere quel curioso. Lo è. Esatto, cioè essere quella curiosità. Io faccio poco tempo. Io vivo sui documentari, ma alcuni, come dicevo, per forza, Tesla, non la macchina. Cioè, io sono una grandissima... Lo diciamo tutti là. Ah, vabbè. No, è giusto, ma perché? Perché purtroppo chi sta sotto il palco, tanti... Ma è una scelta di Tesla essere così tanto sfigato, perché è più metal. È vero. C'è più sofferenza, è anche... Cioè, è tipo Leopardi. Però è davvero sfigato. Lo faceva apposta per essere più metal. È stato davvero sfigato. Lasciatemi fare satanica. Questa nota polemica che solo voi capirete, ma se io penso... che se avessero dato ragione a lui e non a Edison, adesso risparmieremmo tutti le energie. Avremmo l'elettricità gratis proprio. Sì. Ma vabbè. Sì. Avevamo qualche altra domanda interessante? No. Quindi direi che potremmo lanciare l'altro video, che questa volta non ce l'hanno mandato loro, l'abbiamo rusgato su noi, e rusgato è il termine giusto, perché abbiamo dovuto guardare quello che aveva. Abbiamo detto no bestemmie, ma questo si chiama Risveglio del... Dio Serpente! Sì, cazzo.
Eccoci, abbiamo quasi tutti. Perso un componente. Eccoci, no, no, eccolo, ci siamo, ecco, tutti, ci siamo tutti. Allora, volevo dire che nel frattempo sì, sono arrivati due commenti. Abbiamo Sandro Capellini che dice: bravo Fausto. Da cagare, Sandro. E Ivan Zeni che dice: caso sei bellissimo. È vero, no, che senza perché, gli occhiali perché più non gli occhiali e i capelli sciolti. Non ti vedo, cioè, ma non tanto perché c'è solo il video, grandi menzioni. Non vedo, è inutile. Sì, non vedo, però grazie. Grazie. Spero di sorridere nel punto giusto. E siamo arrivati alla rubrica quale, del reportage. Quale? Il quale? Reportage, tocca a te. Ah, sì. Tocca a te. Perché? No. Vai Fausto, vai, Fausto. No. Sei bravissimo. Racconta barzelletta. No, tocca a me, perché il 21 non avevamo, stasera non abbiamo l'inviato, perché il 21 sono io l'inviato. Esatto. Sono bello, no, non è vero. Però sono stato a vedere Overkill, Kiops, Exorder, Heaten, in quel di Parma. Esatto, al Campus Industry. Al Campus. E quindi adesso ce ne farai il report. Seratona, con Seratona Super Trash. Super Trash. Voi c'eravate? Magari. Ne avrei visti gli Overkill. Pacca e hanno. Vabbè, adesso ve lo dico. Adesso ve lo racconto. E abbiamo le. Che, le foto sempre di Eric. Esatto, foto di Eric Dallari che compariranno prossimamente, perché insieme a te a vedere il concerto c'era anche Alex Ventriglia. Alex Ventriglia, nonché caporedattore di Metal Hammer, che sì, prossimamente farà anche il report. Sì, ha detto che adesso a giorni dovrebbe uscire proprio su Metal Hammer il suo report, quindi sarà accuratissimo e sicuramente migliore del tuo. Ma, prego. Ma non credo, non credo. Alex, se vuoi ti passo i miei appunti, non ce li ho. No, io sono tanto al braccio perché io ci sono andato puntualissimo e hanno cominciato spaccati ad aprire le danze, sono stati Cheops. Band croata di groove metal più che di thrash metal. Esatto. E veramente trascinanti, hanno fatto a sorpresa una bella cover di Symphony of Destruction dei Megadeth, 5 pezzi in totale, quindi non hanno suonato tantissimo, però, vabbè, band di supporto, però purtroppo a quell'ora c'era poca gente, c'era una fila e mezzo di persone dentro, però hanno cominciato alle 7 precise. Dopo è stato alle 8 il momento degli Heaten, storica band mai valutata abbastanza,
fondatrice del movimento thrash metal della Bay Area, anche loro, perché sono attivi dall'84. Bay Area. Quella del festival di quest'estate. Qualcuno c'ha una scarpa da tirarla. Dai, che ogni tanto mi piace. Che cazzo stai dicendo? Sì, comunque, Inden, anche loro, 7 pezzi, trascinanti a bestia, sugli scudi a manetta, hanno fatto un gran concerto, anche loro belli carichi. Exorder, dopo, band storica, anche loro attiva dall'89-90, se non mi sbaglio. Classica band thrash metal, oppure si può anche dire che siano tra i fondatori del groove metal. A sorpresissima, e qua mi hanno sorpreso, perché c'era Valdemar Sorikta alla chitarra, che è storico chitarrista e bassista anche dei Grip Inc, e hanno fatto una cover dei Grip Inc di Dave Lombardo, che mi ha sorpreso, molto bello. E oltretutto Valdemar Sorikta si era rotto una gamba tipo 2 concerti fa ed era sul palco a suonare con una gamba rotta, quindi alla faccia del metallaro di una volta. E poi è stata l'ora degli Overkill. E quanto hanno suonato loro? Hanno suonato 1 ora e mezzo spaccata, e hanno fatto una scaletta da 17 pezzi, e non sono pezzi corti. Cioè, hanno suonato con una carica della Madonna, ovviamente tutti i classici dal nuovo album, solo 3 pezzi però, ma va bene così, perché hanno fatto dei grandi classici. E alla fine era pieno? Alla fine era imballato il campus, non ci si passava. Infatti pian piano si è andato a riempire, fino a quando sono arrivati agli Overkill ed era imballatissimo sia dentro che fuori. E hanno fatto una scaletta da 17 pezzi suonati tutti per 3, nel senso come velocità. E comunque grandi classici non sono mancati. Purtroppo a un certo punto, durante Mean Drinking Machine, è saltata la luce, ma in Italia non ci facciamo mai mancare la figurina di merda. Però è saltata circa a metà pezzo, cioè dopo 20 secondi che è iniziata, perché il pezzo durerebbe 6 minuti, ma facendolo per 3, e hanno ripreso praticamente subito. Hanno fatto un bis di 3 pezzi, dove non potevano mancare Overkill, Rotten to the Core e Fuck You. E non hanno fatto, e questo è un po' dispiaciuto, ma probabilmente sono rotto il cazzo anche di fare, I Hate, che a me piace sempre molto, però è stato un gran bel concerto. Loro perfetti, impeccabili come sempre. E se volete leggere qualcosa di raccontato meglio, andate su Metal Hammer quando uscirà il report di Alex Ventriglia. Vaffanculo. Grazie. Bene, torniamo ai nostri ospiti? No. Bene. Aspetta, perché qua ci scrive. Ma proprio stasera, cioè li stai bistrattando miseramente. Fausto Martinelli, storicamente sempre unico uomo che sapeva quanti om erano le casse sui palchi, questo dai Carmian. Mi ricordo, grazie. Non è vero, ma apprezzo. Bene. Vabbè, un piacere. Faranno un pezzo sugli om, sugli OKM. Perché ci pensano sopra. Om. No. Mi viene sempre in mente la battuta di Ratman. No. Amper. Allora. Parliamo della copertina. Questa faceva ridere. Non faceva ridere neanche quella. Cioè, era di Ortolani. Esatto, non è mia, è di Leo Ortolani. E quando la ciao Leo, ormai salutiamo tutti stasera. Quando l'ho letta la prima volta, io mi sono rotolata. Così, a cazzo. Dai. Ma parliamo della vostra copertina, che a me piace un botto. Quanto vi siete picchiati per scegliere cosa metterci sotto? C'è tutto. Quella cosa lì è stata una genialata. Sì, zero. C'è proprio tutto. È stata una. Ma tra l'altro, io invece non mi ricordo. L'ignoranza. Sì, cioè, sì. Okay, quello è... C'è stata una cosa estremamente fluida. Ma proprio fluida. Ma giuro. Non, cioè, a distanza di tempo, la guardi e dici: cazzo. Cioè, non per autocorso. Eppure io per un attimo pensavo bello. Che fosse etero. Ma può essere quello che vuole lui quando gli pare. Esatto. Bravo, è bravo, esatto. Italiano. Una mamma e un papà. No, comunque noi abbiamo fatto un disegno fatto veramente a
schifo. E non era un disegno, era un collage di paint. Un collage di paint fatto a quadratone, perché abbiamo preso un po' le immagini di tutti i temi delle canzoni. Bellissimo. Poi li abbiamo mandati alla Valentina. Beh, erano proprio immagini che non c'entravano nulla, cioè i topi non c'entrano nulla con quel disegno. È proprio tipo ma forse non era neanche un topo. Tema della canzone. Cioè. Comunque li abbiamo dati alla Valentina Testa, che fa delle cose fantastiche, e ha cagato fuori sta roba che è fenomenale. Ha cagato fuori. Termine guarda, tecnico. Se vedessi quello che gli ho inviato, no, giuro. Quindi l'ha digerito. Ok. Noi quando l'abbiamo vista siamo rimasti abbastanza allibiti. Cioè, sia quello che ha fatto Fausto, sia quello che ha fatto Valentina, erano tutti e due abbastanza allibiti. Cioè, è stato, ci siamo rimasti tutti abbastanza male. Cioè, però è allibito. Oh. Sì, e il processo, giuro, è stato davvero veloce. Cioè, non ti rendevi conto della cosa. Dice, ma perché? Com'è possibile? Come cazzo? No, sì. Gli è andato qualche input, ma però, cioè, bellissimo, incredibile. Non è meravigliosa, Poi, dopo che hai ascoltato quello i pezzi, che c'è in mezzo, che sembra quello di Iron Man, è la sezione del CERN. Eccola. C'è tutto. Lì c'è tutto. No, è bellissimo, è bellissimo. Adesso il grosso del problema è quando gira di nuovo. Cioè, aspettative incredibili, posto con Paint, vediamo cosa salta fuori. Ah, pensavamo l'avesse fatta tipo un'intelligenza artificiale. No. Piuttosto la faceva Gian Giacomo. Sì, alla grande. No. Credetemi, abbiamo avuto delle band che hanno la copertina fatta da un'intelligenza artificiale. Tipo quella che è dietro le due Che potremmo assolutamente provare almeno una volta a scrivere, a dire fammi una copertina alla divulga. Lo faremo volentieri, ma chat GPT. No, quello è l'ECG. Cioè, è la fatica mentale di arrivare a pensare a fare questa cosa. Ah, ok. No, non va bene. Sì. Poi c'è da dire che Alan Grant non si fidava dei computer e anche noi dobbiamo fare la stessa identica cosa. Giusto. Non fa una grinza. Poi dopo ci lamentiamo se c'è Skynet che ci ammazza tutti. Ecco. Vabbè. Chi è Skynet? Vabbè. Quacca boia, Riccardo. Oh, laureato in agraria, mica in attualità. Terminator. Ah, ok. Ma no, perché so che è uscita una nuova IA e gli avevano dato un nome simile. Casualità. Io vi odio tutti. Comunque, tra un po' uscirà anche il nostro nuovo CD. Ecco, questa era un'altra domanda. Ci avete rubato, ma io so che ce n'è una che non possono rubarmi perché non la sanno. Ma parliamo di sicuro non la leggo. Del vostro CD. E poi uno split. No, esatto, anche perché è del 2021 questo. Sì. Quindi, cioè, in due anni avete prodotto qualcosa. Ma no? Devo dire, sinceramente. Sei un coglione. No, ammetto che abbiamo fatto un sacco di. Abbiamo fatto un sacco di live. Quello sì. E devo. Che non. Io personalmente non mi aspettavo. Se capita, andiamoci a suonare, però intanto facciamo delle canzoni nuove. E se capita, dopo diventa. E ci andiamo sempre. E dopo. Esatto. Infatti era un casino perché abbiamo detto, dai, vabbè, alla fine teniamo, perché capitava un live anche quasi due a settimana. E quindi abbiamo detto, facciamo una cosa, teniamo tra virgolette live come prove dei pezzi vecchi. E quando ci troviamo alle prove, facciamo i pezzi nuovi. No, alla fine una volta era un casino, una volta quello, una volta quell'altro. Abbiamo scritto in realtà dal poi da anche CD. Covid, che nessuno ha avuto, ma ci sta sempre come scusa generica in più per dire che ti tirava al culo far qualcosa. Io l'ho avuto, non so perché tu dici nessuno ha avuto, ma io l'ho avuto. Appunto, stiamo diffondendo fake news. Ah, scusa, che nessuno ha avuto, esatto. No, in realtà abbiamo fatto poi questi tre pezzi che usciranno in un più che un EP, è uno split. Abbiamo voluto fare uno split con questi con Infanteria di Prima Linea. Ok. È uno split. Più che cosa? Sì. Invece di un EP è una polemica Che si che rottura di coglioni, è un lavoro devastante. Dinosauri. Parlo poco, ma mi pesa nel cuore. E comunque no, abbiamo fatto questo split con i Fanteria di Prima Linea. Fanteria di Prima Linea, mitici. Esatto, ciao Fanteria di Prima Linea, bravissimi. E dove praticamente facciamo tre pezzi nostri più una nostra rivisitazione di un loro pezzo. Loro faranno tre pezzi loro più una rivisitazione di un nostro pezzo. Okay. E per far uscire qualcosa. E poi adesso stiamo già scrivendo comunque i pezzi 1. Però vabbè, stiamo. I pezzi dell'EP abbiamo intenzione di metterli nel nuovo CD. Esatto.
E cioè uscirete come stanno facendo tutti, un singolo alla volta? No, voleva fare solo un singolo. Esatto. Ma loro a cazzo di cane, non fanno qualcosa. Assolutamente in sì. In questo caso a cazzo di Vermo cane. Che Vermo, esatto. Bravo, bravo, bellissimo. Cazzo è cultura stasera. Bellissimo. Cultura. Infatti fa agraria. E infatti probabilmente il prossimo cultura. Video, cioè il prossimo, l'unico, perché cazzo ne abbiamo fatto degli altri. Sei felice? Sì, abbastanza. Grazie. Il video che abbiamo fatto, cioè che dobbiamo fare, scusami, errore mio, perdonami Giangi, e non frustarmi, e sarà proprio sulla canzone su questo nuovo pezzo sul Vermo cane, che sì, Giangi, esatto. Onde evitare rotture di coglioni, potrebbe spiegarci. No, oltretutto aggiungerei anche che abbiamo, come si dice, qui non è Wikipedia, non è scritto, ci sono le informazioni di prima mano, proprio di Isa. Ah, l'amorosa, esatto, l'amorosa del bassista che li ha studiati proprio in laboratorio, si può dire. Sì, in laboratorio. Credo ci abbia fatto il dottorando, esatto, all'università dei Vermocani. Sì, sui Vermocani sono delle bestie fighissime, eh? Cioè, brutti, ma proprio brutti. Vatte a leggere che sono troppo pesi. Li usavano anche per fargli zombie ad Haiti, cioè. E si trovano in Puglia anche... Puoi trovarli in Puglia i Vermocani. Quindi, i Vermocani con i taralli, però in mare. Perché in realtà sono vermocani, però sono acquatici. Sono confusissimo, va bene. Non ti preoccupare, così poi dopo Giangi urla e la gente capisce. No, io sono affascinata dal fatto che questi tre soggetti colti si correggono a vicenda. Beh, bellissimo. Ma vi correggete? No, sono tre soggetti corti. Sì, no, esatto. No. Quelli non li sappiamo, però se c'è... Noi. Però, cioè, no, è meravigliosa. No, cosa. Ma è bellissimo anche perché è cultura... battuta in faccia. E allora, cioè, a quel punto va bene, ma perché mescolarla con una cosa ignorante come perché va bene così? Perché secondo me è proprio quello il bello, cioè tipo ossimoro. Sì, cioè ghiaccio bollente, quando avevamo bello suonarlo, dopo esatto. Ti senti meglio. È una bella sfogata. Però anche questa cosa secondo me della come si chiama, della cultura, una cosa in cui, cioè, il linguaggio è assolutamente importante, non voglio dire di no, però nel senso, secondo me è proprio il modo migliore per cercare non tanto di inculcare un concetto, che non è quello il senso, ma proprio di incuriosire le persone e renderglielo interessante, renderlo, e secondo me la tra virgolette stupidità, chiamiamola stupidità, l'ironia, che può portare magari un genere come il trashcore, l'hardcore, quello che può essere, e secondo me è un ottimo tra virgolette veicolo, cioè è molto bello perché tu dici, guarda, dici delle cose che alla fine a me interessano e io ti mostro come mi interessano, però te lo urlo in faccia urlando dei porconi e Giangi che urla fondamentalmente alla fine, e quindi sono poi semplicemente due passioni che si uniscono e abbiamo, secondo me, trovato il modo di: questa è la mia passione, questo è quello che mi piace, te lo dico nel modo che potrebbe essere, secondo noi, il più interessante, il più divertente, il più bello. Noi onestamente non vi conoscevamo, vi abbiamo visto a Parma per la prima volta e abbiamo detto, tutte e due insieme, vi voglio, ma in contemporanea, perché subito... di Vulgator, poi ce ne aveva parlato Emi, no? Poi ma sono una ben brava. Perché, onestamente. Ma io l'ho detto, cioè, ma tu hai capito di cosa parlano, vero? No, che sono troppo belli per ascoltarvi senza sapere che cosa fate. Perché col trash cortus capite bene che, cioè, il testo arriva dopo. Sì, perché, sì, ecco, no, alla grande. Quindi, cioè, io ci però tirato in faccia, arriva sì, dopo. Esatto. E poi in italiano. Esatto. Ma infatti io subito, le prime cose che ho notato, e ho storto il naso, perché a me il cantato in italiano non piace granché. Io ho solo capito, e poi io le ho detto, dico, ma tu hai capito di cosa parlano? Quando lui mi ha detto, guarda che parlano di... è una cosa che effettivamente ci hanno detto molto di mettere a posto, nel senso che comunque essendo questo genere, i no, posti genere suoniamo un po' così, cioè, esatto, che il cantato non può essere diverso. No, ma se storgi il cantato in italiano dovresti vedere con il mio cantato in inglese, per quel, cioè, non si può fare, cioè, no, non è uno, continua a dire Z, è una cosa sì, che mi manda in sì, bestia. Z. C'è. Ma Z chi? Ma Z chi? Zechila. Zechila davvero. È bello Riccardo perché quando si arriva, no, ma dai, sì, ma neanche mia madre. Ma va bene, va bene in italiano, ragazzi. Sì, sì, no. O dinosauri. Dinosauri. Vabbè, ma dinosauri. Canto... E poi fa molto più sofisticato dinosauri. Dinosauri, sì. È quasi sì, ma io ormai mi sono convinto che è una questione di invidia per quello, quindi ormai... Ma io ti invidio un sacco. Ma allora, sì, vabbè. Sì, anche c'è una componente di invidia, sì, sicuramente. Sì, no, assolutamente.
Però dai, se alla fine della puntata mi dici film horror, io ti dico è chivo. Va bene. Abbiamo un patto. Abbiamo. Sì, perché... Vabbè, è una lunga storia. Dopo te lo spiego. Ciao Ricky. Comunque, no, voglio fare la domanda che nessuno ti aspetta. Sì. No, questa non me la possono spoilerare, ma loro chiacchierando. Vai, fagliela. Ma secondo voi? Stiamo malissimo. Quest'estate. Si mette 6 ore. Cosa trasmetteranno su Rai 1 il giovedì sera? È morto! Avete mandato il curriculum? No, è vero. Ci avete pensato? No, magari. Magari. Ha un bel figlio, cioè nel senso comunque. Ferma, tu prima parli di banane, ma no! È un bel figlio. No, okay. No, lui, oltre a essere l'unico laureato. Ciao Alberto. È anche ciao, un com'è che si dice? Non farci causa. Ho perso il termine. Un rievocatore. Ecco, parliamo. Sì, ho fatto rievocazione. Esatto. Io ho collaborato, abbiamo il mio gruppo, cioè il nostro gruppo storico, quello con cui faccio parte, e ha collaborato con Ulisse. Cioè non era Ulisse, non perché mi ricordo più. Con Alberto Angela. Con Alberto Angela, effettivamente no, abbiamo collaborato, non c'erano ancora i Divulgator, se no aveva già un CD. Io stavo che il figlio è più orientato verso la storia. Sì. E quindi? Infatti, no, se posso dire, per me top divulgatore italiano Alessandro Barbero, registrato. Barbero, che comunque è sempre un po' orientato verso la storia. A questo punto noi vi abbiamo spinto anche con svelarvi che noi stiamo lavorando e stiamo suggerendo, nonostante non c'entriate un cazzo come genere, se mai faremo il Loudmouth Fest, di mettervi sul palco uno dopo l'altro o affiancati insieme ai Bardomagno. Bellissimo. Perché bellissimo. Cioè, da una parte divulgazione scientifica, dall'altra storica, cioè bello. Una serata è che il batterista di Bardomagno è davvero bravo, quindi cioè, io dopo dovrei diventare ciao Edo. io lo adoro, no? Io lo è sempre stato un mio, sono un suo fans. Edo, ti mettiamo in contatto con Riccardo. Assolutamente. La Sara sarà contenta. Esatto. E le cose della banana, no, sono finte, non è vero. È verissimo, l'ho vista io, tiene una banana congelata. Esatto. Al pistacchio. Ma come seconda scelta, seconda opzione, un Marco Tozzi? Marco Tozzi, nel senso, parlavo della scelta dopo Piero Angela. Marco Tozzi. Il giovedì sera su Rai 1. Marco Tozzi. Sì, cioè come divulgatore, cioè non c'è solo Alberto Angela. Non sapete chi è Marco Tozzi? No. Aia. E siamo 5 castagna, su 5. Siamo in 5 e nessuno sa che cazzo stai dicendo. So. Lascio a voi la curiosità di andarlo a cercare. Giustamente. È forse ho già paura. Vai su davvero. Ehi Google, Marco Tozzi. Va bene. Nel mentre, tanto chiediamo a loro. Sì. Facciamo una fagliela, perché nel mentre trova Marco Tozzi scarpe donna come prima cosa suggerita, non credo. No, c'è anche bulloneria, ma quella lascia stare. Cioè, sono un sacco di Marco Tozzi. Zalando completa. È un programma che guarda gay. Sì, anch'io lo guarderei. Quanti Marco Tozzi ci sono in Italia? È un po', secondo me. Basta che non sia Umberto. Cazzo, queste carpe, scarpe, me ne conto. Ecco, ok, hai detto queste carpe. Allora, mentre io volevo sapere che chiudiamo. Scusa, ho detto male. Mario Tozzi. Ecco, vedi, cioè l'ha appena letto su internet male perché voleva fare il figo. Ronta. Quella dei topi è venuta meglio, Sì, ok. Scusa, fammi ronta un attimo. Fai finta di essere lui. Ma va a cagare. Ha fatto anche. Ecco. Bene. Ragazzi, dove possiamo venirvi a vedere prossimamente? Allora, credo che il prossimo live sia il 27 maggio al Ponte Lungo Summer Fest. È figata. Insieme vado a memoria, quindi se mi scorro qualcuno mi dispiace. E insieme ai Benzabroi di Reggio Emilia, i Reru di Bologna, i T-Rex Squad e i Ropower. E siamo in Ponte Lungo. Poi i diari di bordo, bravissimo. E poi dopo saremo il 23 giugno. Queste sono le date ufficiali, poi vediamo se si aggiungerà. Il 23 giugno a Rebus Palusa, al pub Rebus. E invece il 24 giugno alla grotta a Piumazzo.
Super Festival. E poi noi ci siamo scordati di dire, direi abbastanza importante, che voi siete nel roster di Abyss. E da poco anche gli Apocalypse Salvation, di cui abbiamo un esponente. Quelle teste quadre. Ma esponenziale. È merito tuo? No, cioè, ha fatto tutto casolari. No, per gli Apocalypse. Ah, okay. No, ha sempre fatto tutto casolari. Sì, casolari. Nella veste di Sandro. Esatto, ha fatto tutto casolari. Magari, no, Sandro, da quando si tagliati i capelli non è più lo stesso. Gap, credo. Oh. Io vedo che allora la nostra regia ci ha tirato fuori una foto di Mario Tozzi e ti assicuro continuo a non sapere chi sia, no, e che io come divulgatore se è parente di Umberto io volo via, se è parente di Umberto te lo dico. Guarda che bello, però, cioè io che lo vedo senza occhiali, Giacobbo, l'immenso barbero. Giacobbo non è neanche più un divulgatore ormai. Vieni Omar, vieni. Sì, ho conosciuto Omar perché con Gruppo Storico abbiamo fatto anche una cosa con Barbero. Quindi esiste Barbero Omar. Giacobbo. Con Giacobbo e abbiamo conosciuto Omar, abbiamo bevuto delle birre con Omar. Omar è fantastico. E guarda caso, Casolari beve le birre quando conosce la gente. Ecco. L'hai pagata? Sì. Ma sì, ma sì, l'abbiamo portata noi, sì, sì, l'abbiamo pagata. Beve sempre gratis, Riccardo, non vi fidate. Stasera ho portato la birra. Stasera ho portato le birre io. Cioè, allora, non so dove l'abbia rubata, però l'ha portata, esatto, assieme alle banane. Vedi che funziona. Ti ricordo che tu hai portato due birre e te le sei bevute tu, ricordiamoci. Adesso ha portato le sue per non intaccare quelle degli altri. Fai schifo. Cerco di leccare. Sei un geometra, vedi, sei un geometra. Non è vero. Cos'è quella faccia? Mi si è figurata concretamente l'immagine che stavi dicendo, che ma passiamo all'ultima rubrica, mia ultima rubrica, no, poi ci sono le tue, ce n'è un'altra, esatto, che è quella degli eventi futuri. Escono i sabati? No. Allora, siccome a maggio saremo veramente pieni di eventi, questa volta vi do solo un assaggio. Quindi vi ricordo gli eventi di questo fine settimana, se avete seguito la puntata di lunedì scorso ne abbiamo ampiamente parlato perché avevamo esponenti di entrambe le serate, perché sabato sera in quel di Basiano, provincia di Milano, alla Mega Ditta ci sarà la serata musicale di anniversario per i 30 anni di carriera di Andrea De Paoli, che vedrà avvicendarsi sul palco circa 40 artisti, tra cui Pino Scotto, gli Shadows of Steel, alcuni esponenti della band dei Labyrinth, alcuni della band di Visual Divine, insomma ci sarà veramente un sacco di gente. La domenica invece ricordiamo che sempre in provincia di Milano, ma a Paderno Dugnano, quindi allo Slaughter Club, ci sarà We Fucking Rock Fest, che vedrà come headliner gli olandesi Sinister, e poi ci saranno i Node, bel po' di roba, i Crowded, ci saranno gli Slaggore, quindi insomma vale davvero la pena di farci un salto. E poi ci siamo anche noi, possono, in entrambi i casi, possono venirci a dare un bacino o a portarci delle banane o sputarci in un occhio. Stasera è il leitmotiv, è la così. Banana, non dovevi dirlo tu. Io non, lo so, non volevo, non ma volevi, gli è uscito, ma ormai così hai detto. Beh, però c'è nel cruscotto di Gian Giacomo, se qualcuno vuole il cruscotto è una gialla. Però è tua. però è mia, però condivido. Vabbè, volendo sacca meglio. Benissimo. Bene, dai. La settimana successiva, sabato sera, ci sarà una nuova serata Tempo Rock. Il 6 maggio al Fuori Orario sarà la serata di chiusura delle serate Millennial, che vedrà come ospite sul palco gli Eiffel 65. E se vi interessa, affrettatevi a prendere biglietti in Early Bird, perché stanno già finendo. Come l'hai detto bene. È vero. Divulgatore in apertura gli Eiffel 65. Però ci starebbe davvero subito, Sarebbe davvero finito. Ma tutta la vita. Io approvo. Portargli il microfono. Divulgator in apertura a qualsiasi cosa. Sì. Ci stanno bene ovunque. E allora, sono come le banane. Stanno bene con tutto. Gli do ragione. Riccardo goloso. Lo sai che domani sulla pagina Facebook ci sarà. Esatto. Sono come le banane, stanno bene con tutto.
Sì, mi sa. Ma anche sul loro sito lo sostituiranno o aggiungeranno una citazione. Esatto. Banane cravatta. Una nuova canzone. C'è effettivamente un ragno che vive nelle banane. Sì. Ed è anche pericolosissimo. Sì, esatto, vedi. E anche un dinosauro, ora che ci penso. Esatto. Che vive con le banane? Sì. Oh, ok. Gli mettono l'affitto. Va bene, niente, non la facciamo finire, poverino. No, sì, no, scusa, no. Scusa. Allora, questo potrei anche evitare, vi ho detto solo un assaggio, perché nel weekend 12, 13, 14 maggio succederà veramente di tutto. In ogni provincia del nord Italia ci sarà qualcosa. Io per questa volta ricordo solo il festival di Isola Rock. Ma perché ve lo ricordo? Non perché ci sono i Deadless Legacy, gli Ulvedar, i Trick or Treat, gli Hell in the Club, i Goblin di Simonetti, quanto perché praticamente tutti i nostri, tutte le se la posso non ce la puoi fare. Non ci riesco. Dinosauri. No. Banane. No. Agenzie, tutte le agenzie di spettacolo con cui collaboriamo parteciperanno e prenderanno parte, hanno preso parte all'organizzazione del festival, sì. Quindi ci saranno band di The Abyss, Booking and Promotion, tipo i Trick or Treat, e poi ci sarà lo zampino anche di Rock and Roll Eventi, perché appunto ci saranno per esempio i Goblin di Simonetti, che come quando sono venuti alla Chemica era stato organizzato tutto da Mark. Ciao Mark! Ciao Mark! Niente, stasera è così, ciao banane, dinosauri, Mark. Mark. No, ma in realtà abbiamo salutato 30. Per sai chi non abbiamo salutato? No! No, no. Anche Ferro non abbiamo salutato. Ciao, no. Ferro. Ciao, Ferro. Suca, ciao, Ale. Suca, ciao, Ferro. Ale. Non l'abbiamo salutato stasera, Ale. No, l'hai nominato. Ormai. Così, a caso. È l'unico che non abbiamo salutato. Abbiamo salutato il mondo intero. Il mondo. Dai, vai avanti con la tua rubrica. La mia rubrica. Sì. Cosa c'ho? Le uscite, c'ho le uscite. Cosa esce domani? Cosa esce? Fuffa, fuffa. No, non è vero, esce tanta bella roba. No, che poi si offendono, eh. No, esce tanta. Sì, poi loro soprattutto. Sono no. Sì, dici che è fuffa. No, no. Ma tanta bella roba. No, ah, davvero, ecco. A parte quello. Vabbè, intanto cominciamo con i Crown the Empire, che è una metal band, metalcore band texana al quinto disco. E dice che mescola atmosfere elettroniche e sinfoniche con la catarsi del metal, creando un suono molto personale. Mi piace la copertina. Sì, ma anche i pezzi non sono. Ho sentito i due singoli, non sono affatto male. E poi? Ha un che di richiamo archeologico. E poi, stasera è così. Non c'è dinosauri. Vabbè, però. Però c'è un teschio d'oro, potrebbe essere Maya. Maya. Va bene. E poi esce quello che aspettavamo tutti con ansia, sì. Perché Elven King, Reader of the Runes, Rapture. Esatto. Esce per AFM Records. Undicesimo album ed è il secondo della saga Reader of the Runes. Bene. Salutiamo anche loro. Ciao Damna! Lo sai che a me mette soggezione. Ciao Aiden. Va bene. E poi esce Graveworm, mi sono impappinato ancora. Killing Innocence, sempre per AFM Records, che è il decimo album in studio per la Symphonic Black Metal Band di Brunico. Storica. Poi esce Hawkwind, 28° album, The Future Never Waits. Ma d'altronde anche i Pooh stanno ancora continuando a scrivere, quindi sì. Perché lamentarsi di chi fa il 28° album? Gli Hawkwind sono considerati tra i fautori, creatori dello space rock. Poi, cui è un grande esponente. Loro, gli Hawkwind. Ah, ecco perché. Poi Ignea. Dreams of Land Unseen esce per Napalm Records ed è il terzo album per la band di Kiev. È un concept tutto basato indovinare? No, è basato su questa fotografa, Sofia Jablonska. No, non è sulla guerra. Non è sulla guerra. È un concept sulla documentarista galiziana Sofia Jablonska, che nel secolo scorso visitò i roghi più remoti della Terra. E loro suonano un mix tra Amorphis, Primi Evanescence. Guarda come è interessato, guarda come è interessato. È Orphan and Land. E io ho sentito il singolo e mi è piaciuto un botto, perché sono anche. C'è roba un po' elettronica, c'è roba un po' alla Rammstein in qualche cosa, c'è della roba black in metal, quindi, in mezzo, quindi fico.
Poi esce The Damned, Darkadelic per Ear Music, che è il 12° album in studio per la rock punk rock band di Londra. Dopo 47 anni di carriera, e loro, visto che stasera sono tutti quanti creatori di un genere, sono considerati tra i creatori, nella metà, fine degli anni 80, del goth rock. Ah. Bene. Ok. Finiti? Finiti. Ah. Vabbè, ti sei. Ah. No, stasera ce n'era anche uno di più. Perché ci ho voluto inserire l'Ignea, che mi era piaciuto un botto. Effettivamente anche solo l'idea di parlare, cioè fare un concert. Sì, infatti, sì. Bene. E invece oggi cos'è successo? Oggi usciva nel 98 Dark Funeral, Vobiscus Satanas, che è il secondo album per i black metaller svedesi. Nel 98 usciva Catatonia Discouraged Ones, che è il primo dove hanno inserito Cantato Pulito. È uno dei miei preferiti loro, devo dire la verità. Nel 99 usciva Fantomas. Ma grande. Che è il primo album della band punk, beh, in realtà è più noise, scream, è una cosa di Mike Patton e Dave Lombardo. Poi nel 99 usciva, e questo io c'ero, l'ho comprato al tempo, usciva il quarto disco dei Ten, Spellbound, che forse è il loro disco più apprezzato. Ok. E nel 2004 invece usciva The Art of Dying dei Death Angel, che è il quarto disco, il primo della reunion, dopo 14 anni di inattività. Però. Per la band newyorkese, che poi in realtà è di origine filippina. Per tutti i componenti sono di origine quindi filippina. Quindi sono quelli che puliscono il palco quando hanno finito, sì, vero? Sì, sì, lasciano il palco pulitissimo. Yeah. Questo è razzista, sappilo. Lo so. Bene. E dinosauro. Tende. Dinosauri filippini ce n'erano in zona, però T-Rex c'erano ovunque, anche perché c'era un sacco di parco. No, vedi che poi dopo sembra poi dopo che razzismo. Io adoro i filippini. No, anch'io adoro i filippini, mi piacciono un sacco. È per questo, perché non hai il microfono, vedi? Infatti va bene, perché è un ottimo motivo. Guarda per favore, viva la Toscana, saluta gli amici toscani, ciao toscani. Io e gli autogrill toscani non andiamo d'accordo. Comunque. Ah, ok. Vabbè. Sì, no, siamo andati a suonare in Toscana, guidava Giangi e non è stato felice di guidare. C'è da dire che Giangi ha un approccio cauto, quindi sì. Bisogna cioè un approccio cauto, diciamo, ricordiamo che lui fa anche, ricordiamo anche che la Toscana è la regione con più autovelox. Ah, sì? Sì. Io godo da morire. Ma il problema non sono spero le strade, tu ne abbia presi 15. Sono le casse degli autogrill, che tu fai la fila, ti dicono no, va tutto bene, poi è il tuo turno, no, vai nell'altra, così vai nell'altra, va tutto bene, sei lì, tocca a te e la cassiera se ne va per quello. Sì, siamo passati almeno in 15, dice, Giangi, poi esci? Ah, se riesco. E non riusciva. Sì, perché poi sono arrivato all'ultima, quella cioè, di fine autogrill, all'ultima cassa, e non c'era nemmeno quella. Io lì con questa cosa qua in mano, dice, dove la pago? Cosa faccio? Rubo? Sì, però è vero, ti portano a rubare. Tu incazzato, esci dall'autogrill, parti a tavoletta e prendi l'autovelo. Esatto. Funziona così. Bastardi. Assumono della gente per non andare a lavorare così. Beh, però c'è da ammettere che Giangi ha avuto un sacco di sfide. Cioè, abbiamo beccato davvero dei normal, cioè davvero forte. Abbiamo anche sbagliato l'uscita. Anche. Vabbè. Esatto. Vabbè, un po' colpa vostra, un po' colpa loro. Va bene, ragazzuoli, noi saremo in chiusura. Aspetta, Giangi, qual è il tuo genere di film preferito? Ah! No. Ah. Ti prego. Oh, God. Ah. Bravo, già. Salvatelo come suoneria, vedi? Sì, ti prego. Bravo! Bravo, bravo. Troppo breve. Noi diamo appuntamento a tutti per giovedì prossimo. Sì. Quindi morirà. Sì, avremo in puntata in collegamento i Bad Bones. I Bad Bones, lo ripeto io perché lei stava morendo nel mentre. Direttamente da Genova, anche perché il giorno dopo partiranno per Palermo. Sì. E quindi con questa occasione riusciremo ad averli Genova, tutti Palermo, e tre. Palermo, che cazzo vuoi che ci voglia? E c'hanno il volo da Genova. E poi regge anche per strada, è comodo. Sì, infatti. Sono in collegamento. Schipè, come dicevo. In aereo non passi dalla Toscana, però.
Ife. Di sicuro non in autogrill. Giusto. Ma se l'aereo si ferma all'autogrill potrebbe essere un problema, effettivamente. E quindi nel frattempo seguiteci sui social e sulla nostra pagina loudmouth.it. Seguite loro sui social e andate a comprare il disco su Bandcamp. E leggetevi i testi dei pezzi perché sono una figata. Bene. E noi vi diamo appuntamento appunto a giovedì con i Bad Bones. E ciao! Ciao! Ciao!